Cessato lo stato di emergenza sanitaria, dal 1 aprile nelle scuole sono tornati anche i docenti che avevano scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale e che per questo erano stati sospesi. Tornati in servizio, ma non tra i banchi di scuola, i docenti non vaccinati attualmente sono chiamati a svolgere funzioni rientranti tra le proprie mansioni, come ad esempio attività a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. L'attività puramente educativa continuerà invece ad essere svolta dai soli docenti vaccinati e quindi anche dal cosiddetto organico per l'emergenza Covid, che era stato chiamato in cattedra in sostituzione dei docenti non vaccinati sospesi e che, secondo la normativa, rimarranno in classe fino alla fine delle lezioni scolastiche, prevista intorno alla metà di giugno, a eccezione della scuola d'infanzia statale, che chiuderà a fine giugno 2022. Ma quanti sono in Abruzzo i docenti non vaccinati rientrati a scuola il 1 aprile e quanti quelli che continuano a far parte dell'organico per l'emergenza Covid? Lo abbiamo chiesto a Carlo Frascari, segretario regionale dello SNALS Abruzzo, il sindacato nazionale autonomo dei lavoratori della scuola. A livello nazionale la scuola si è comportata forse come settore uno dei migliori, perché si è superato il 90% di vaccinati tra docenti e non docenti. Possiamo stimare che intorno al 6-7% ci sarà il massimo di docenti che non si sono vaccinati, quindi non sono grandissimi numeri. Quello che noi diciamo però è che francamente è stata presa una strada un po' ambigua, perché si poteva fare una scelta chiara, cioè dire questi docenti continuano la sospensione, se era questa l'intenzione, fino al 15 giugno, così come sono stati fino al 31 maggio. Oppure, considerato che possono comunque entrare a scuola col Green Pass base, potevano insegnare con gli opportuni sistemi di protezione. È una non scelta che francamente non ci piace. Questa non scelta di lasciare questi docenti non vaccinati comunque a scuola ma senza la possibilità di insegnare ai propri studenti crea anche poi uno squilibrio, diciamo, perché nel frattempo c'è questo cosiddetto organico Covid che era subentrato in sostituzione del personale sospeso che comunque continuerà a insegnare nelle scuole fino alla fine dell'anno scolastico. Alcuni sindacati avevano lanciato una sorta di allarme perché mancherebbe i fondi per continuare a pagare questi docenti chiamati per l'emergenza Covid e quindi le lezioni potrebbero essere a rischio. Qual è la situazione? Per quanto riguarda l'Abruzzo, i fondi non sono del tutto sufficienti per programmare una proroga di questi contratti che servivano appunto per le varie esigenze dell'emergenza fino al 15 giugno. Però la carenza di fondi è tale che non possiamo parlare del blocco dell'anno scolastico, questo non è così, cioè ci saranno probabilmente alcuni contratti Covid che non potranno essere prorogati fino al 15, magari saranno accorciati una settimana, 10 giorni, ma questo non inficia la fine dell'anno scolastico. Rimane il problema che il Ministero, ovviamente stimolato da tutti i sindacati, adesso ha promesso che comunque sarà coperta quella parte che manca, insomma, economicamente. Anche se così non fosse, perché sa, le promesse del Ministero poi bisogna vedere, non è messa a rischio la fine dell'anno scolastico. Resta il fatto che questa previsione andava fatta con largo anticipo e con più sapienza, ecco, questo sì, sicuramente.